e sono stati rimossi, oltre la metà dei poster affissi sono stati rimossi da professionisti. E questa è la prima volta, mi dicono, che succede, anche per mio ricordo, a Trieste. Giulio Camber non ha dubbi, i poster di Forza Italia sono stati divelti da un professionista. Non è stato un atto vandalico improvvisato, ma opera di un addetto del settore, sostiene il già senatore, dotato dell'apposita attrezzatura per togliere i grandi manifesti su Wuhan e le ombre del drago cinese su Trieste, in tutta la loro altezza. I poster sono lunghi 6 metri e alti circa 3. E quindi possono essere strappati sulla base, come è successo tante volte, ma non possono essere rimossi, cioè soltanto esatto, con dei particolari attrezzi alti parecchi metri che finiscono con una sorta di spatola per la rimozione, possono rimuovere questi poster. Quindi lei ritiene che qualcuno possa essere anche stato pagato per farlo? Le attrezzature sono attrezzature particolari che sono in uso solo da esatto o società del genere, dopodiché. Insomma, si profila un seguito che non esclude indagini puntuali sulla vicenda dei poster che, secondo Camber, sono stati scientificamente rimossi. Poi è tornato ad attaccare sulla pandemia da coronavirus dopo la scoperta di un caso 1 in Italia riscontrato già nel novembre 2019 e sottolineando gli altri bavagli e azioni di forza messi in atto dal governo di Pechino a carico di quanti hanno denunciato per primi la presenza del virus in Cina e la sua pericolosità. Negli ultimi mesi del 19, un medico a Wuhan denunciò il fatto che esisteva questo virus particolare e con lui si associarono altri medici. Tutti questi finirono maluccio. Questo medico, tanto per dire il nome, Li Wenliang, mi scuso per la pronuncia, non sono portato molto per le lingue, questo medico a 32 anni è morto dopo essere stato inquisito dallo Stato e dalle forze di polizia, eccetera, eccetera, salvo poi, da morto, riconoscere che tutto sommato è stato bravo a dare l'allarme. Questo è morto. Invece, notizia di questi giorni, una avvocatessa, una blogger, peraltro di mestiere, tale Zhang Zan, è stata condannata a 4 anni di prigione per aver dato notizie da Wuhan. Però tutto questo non esiste, non interessa a nessuno, è tutta una montatura. L'ultima, neanche tanto ultima, e fonti ovviamente non occidentali, che affermano che il virus, il coronavirus, proviene dall'Italia. Prima avevano provato a dire che proviene dalla Spagna, poi proveniva, sempre secondo le stesse fonti, dagli Stati Uniti. Adesso sono tutti d'accordo nel dire che noi siamo gli italiani. Cornuti e mazziati, morti, disoccupazione, licenziamenti, chiusura di fabbriche, ragazzi che non vanno a scuola, tutte quelle cose che sappiamo, che vediamo ogni giorno, è cambiata completamente il nostro modo di vivere nella società, però di questo non bisogna parlare, non bisogna diffondere allarmismi. Buh.